avrebbe dovuto scendere, che invece saliva. Una macchina lasciata senza freno. Per cui il fenomeno c'è, esiste, c'è un riscontro di questo tipo. Da cosa dipenda? Non lo sappiamo, stiamo facendo degli studi in questo senso. Indubbiamente, se comunque tutte queste teorie risulteranno valide, vorrà dire che avremmo scalfito la superficie di un mistero che sembra essere grandissimo. Beh, del resto non, almeno io non mi meraviglio di niente, anche perché Günther lo sa che in un viaggio astrale che io ho fatto, cioè il classico viaggio Fuori fuori dal dal corpo. corpo, sono tornata indietro, cioè sono andata nel passato. Infatti qui cominceresti a fare la guerra con lui, perché in effetti il ritornare indietro il problema non esiste, perché lo puoi fare tramite seduta medianica di alto livello, la puoi fare tramite l'ipnosi riportando indietro il soggetto nel tempo. Puoi avere dei dati che sono effettivamente sconclusionati, potrebbe essere il futuro. Cioè, è una domanda che anche qui, cambiando la materia, se così la vogliamo chiamare, cambia l'input è lo Sì. stesso, cambia quello che potrebbe essere l'ipotesi e la soluzione che possiamo porgerci. Anche perché, scusa, anche la scienza ufficiale ormai questi discorsi tipo viaggi nel tempo oppure possibilità di spostarsi nel futuro o nel passato l'accetta quasi a livello di particelle infinitesime. Nelle ultime teorie, appunto, danno la possibilità non solo di andare verso il futuro, che al limite può essere una cosa. È sempre stato un po' nei sogni anche di tutti, ma tanto più, la cosa più strana è di andare di tornare nel passato, cioè, quindi una volta che viene accettata, almeno rilanciata addirittura dalla scienza ufficiale, che ha sempre ritenuto questi discorsi a livello di sogni o di fantasie, vuol dire che Sì, perché qualcosa. vedi, sarebbe pazzesco se Enoch avesse fatto un viaggio indietro. Le fortezze non erano altro che le mura di Gerico. È vero, posso andare avanti? Scusate la bonarietà, perché giustamente uno può creare anche i posti simili, anche perché Ovvio, certo. giustamente di un Gerico in questo istante non abbiamo una pianta reale sotto tutti i punti di vista, per cui non possiamo ricostruirla, le mura le Giustamente, sì. sappiamo, il resto Scusa Ezio, sì. Enzo, vedi cosa vuol Lo dire non spirito avere. Interrompiamo aleggia. un attimo, lasciamo alla regia un attimo la parola. Ciao a tutti, sono Italo De Santi, voglio ricordarvi che prossimamente su Rete 7 tutti i martedì sera andrà in onda il Bel Varietà, un nuovo programma dove giocheremo e staremo insieme. Ciao! Buonasera a tutti, ciao a tutti, mi chiamo Roberto. Roberto Marelli e sono qui per presentare una trasmissione dedicata ai lombardi milanesi del 6, 6, 5, 4, 3, do una generazione. Poi, ma minga doma per loro, eh? Anche per quel che in minga lombardo e milanese, ma si sente più se lombardo e milanese di lombardo e milanese. Ci siamo capiti. Bene, che la trasmissione qui la va in onda tutti i giovedì ai 9 ore della sera su Rete 7. La trasmissione si chiama La Busetta del Lunari, che sta qui nella sigla, poi la vedrete più, insomma, in una maniera più se giusta. È una trasmissione che parla di tradizione lombarda, di personale lombardo che saranno cantanti, una trasmissione per di alter, eh? Mi raccomandi. Ai 9 ore della sera tutti i giovedì. Ciao, ciao, ciao. Non facevo che scappare dagli altri, da me stesso. Volevo fermarmi, ma non ci riuscivo. Ero sempre più debole e quelli sempre più forti, più ricchi. Ma quando ho rischiato di morire, ho capito che l'unica cosa che volevo veramente era vivere. Allora ho trovato il coraggio di chiedere aiuto, la forza per dirle una volta per tutte: con me hai chiuso, droga. Mi sono guardato intorno e non ero più solo. Uscire dalla droga, se vuoi, insieme possiamo.
Eccoci di nuovo qui. Allora, volevo terminare. Ti riprendo, tu solleva. Ecco, questo è un altro. Allora, questo è non un so puma. Se si riesce a vedere, cominciamo dal davanti, chiaramente. Poi lo girerei perché sui lati ci sono i serpenti che poi io chiederò a qualcun altro cosa vede invece del serpente, perché è vero che c'ha una bocca con tanti bei dentini, vero? sì c'è una bocca con tanti bei dentini. Tanto solo un serpente cosa ah. vede l'ufologo. Vabbè, anche perché è lo stesso con due teste. Un serpente con due teste, sì. Ma ora non sì, è che l'ufologo debba vedere. No, ma perché sempre giustamente... qualche cosa di... Dunque, poi queste sono le zucche che loro lavorano a fuoco. E questo rappresenta il puma, perché io ho visto tante incisioni. E sono splendide perché fanno dei lavori veramente... veramente magnifici. E questa rappresenta. Questo è un cimù, penso di non sbagliarmi, perché. Allora, questo è bellissimo, ha dei bellissimi colori, tra l'altro. È molto bello, eh? Ha delle. Molto curato. L'unico problema è il reggerlo. Perché senza farlo cadere. Senza farlo cadere. Vedi che anche qui rappresenta, ecco, c'è il solito puma. Il solito puma. Che fra l'altro di una zona... Dal davanti abbiamo il nostro solito serpente, che adesso lo giriamo alla camera, con i soliti dentini. Sì, è vero. Ecco, e questo è un lametto. È un piccolo lama. Questo lo possiamo reggere, sì, questo così è proprio l'artigianato sì. del posto, che fra l'altro è scolpito in una pietra, è piccolo ma è molto molto bello. Molto bello, davvero. Ecco, abbiamo fatto vedere tutta la... Non ho portato tutto perché dovrei trasportare qui il mio museo. Mi sembra comunque... anche una bella idea, comunque, fare una visione così culturale. Comunque, Alfredo, io volevo chiederti questo. Siccome io ho fatto, in quell'anno, ho fatto la zona del Rio Santa, ed è la zona proprio dove avvengono facilmente avvistamenti, parlando con gli indios, e loro non si meravigliano, sono abituati. Fa parte dell'ambiente naturale. Sì, sì. Dovremmo organizzare una spedizione allora. Sì. Per un ufologo per sarebbe un ufologo. Una cosa molto interessante, visto sì. considerato comunque che tu... un ufologo ci insegna che ci sono le piante dei posti degli avvistamenti. Sì, effettivamente. Sì, quindi sì. ci sono delle bellissime punti. Ci sarà una punti. Ragione una sì. ragione specifica per cui... Sì, ma guarda, ti posso dire questo, è stato fatto uno studio dal Centro Ufologico Nazionale, che è di fatto l'unico grosso centro... così anche legalmente riconosciuto in Italia, quello più valido. Che raccoglie tutte le... Sì, che raccoglie... No, non raccoglie di tutto, raccoglie tutti i ricercatori, laureati, quindi anche degli certo scienziati, livello, sì, di un certo livello, un po' la crema dell'ufologia. Ed è stato un ricercatore dell'Università di Pisa, un chimico e fisico che si chiama Corrado Malanga, che ha fatto tutta una serie di studi di questo tipo. Cosa si è scoperto? Che effettivamente, come diceva il nostro amico archeologo, esistono delle zone calde, delle zone dove in determinati periodi questi UFO vengono visti e vengono visti più spesso. E soprattutto in determinati periodi, in genere negli anni che terminano con numero pari, il 52, il 78, in determinati mesi, maggio, settembre, ottobre sì. e novembre, e soprattutto seguendo delle linee molto particolari, in genere sono o linee rette, proprio molto diritte, o addirittura delle curve sinusoidali.
Ecco, in queste zone gli UFO si fanno vedere più spesso. Ora, probabilmente esisterà una causa, chiamiamola così, sì, un motivo legato all'astronomia. L'idea di fondo che ci siamo fatti è questa, che probabilmente periodicamente si creano una sorta di alterazioni nello spazio inteso come cosmo, come universo, per cui si verrebbero a creare una sorta di buchi attraverso i quali è possibile passare. La fantascienza li chiama varchi dimensionali. Ora, una volta questo era soltanto fantascienza, ora dopo... Adesso c'è anche il buco dell'ozono. Tra l'altro. ma da lì non passano, passa qualcos'altro purtroppo. Sì. Questo è un peccato. Per cui l'ipotesi di fondo è questa, che in determinati periodi dell'anno si creino questi varchi, queste condizioni particolari per cui i dischi volanti riuscirebbero a passare. Ora, l'esistenza di questi varchi è stata studiata in tempi recenti da Stephen Hawking, che è uno dei più grandi geni di questo secolo, che tra l'altro è quel personaggio che forse avrete visto su una carrozzella immobilizzato, piuttosto mal ridotto, sì, che comunque ha rivoluzionato completamente sia la teoria del Big Bang che la teoria dei buchi neri, e addirittura ha scoperto i buchi bianchi. Che cos'è un buco nero? Più o meno lo sappiamo, una zona altamente densa, infatti, per cui la materia è così compatta che la stessa luce viene ingoiata, non viene riflessa, per cui abbiamo un buco nero e qualsiasi oggetto che si avvicina al buco nero viene inghiottito e compresso. Ma Stephen Hawking ha scoperto un'altra cosa, che se c'è un'apertura che ingoia tutto, c'è anche un'altra apertura da cui esce tutto. E allora sono stati scoperti i buchi bianchi. Questi buchi bianchi sono come una sorta di fontane da cui zampilla continuamente materia, materia in movimento, materia anche organica. Quindi noi potremmo pensare che esistono... Una creazione in azione. Sì, esatto, una creazione in azione, giustamente, per cui dei mondi paralleli che continuano a crearsi, dei mondi che potrebbero essere abitati. Del resto, 6 mesi fa c'è stata una scoperta clamorosa tramite l'osservatorio di Jodrell Bank in America. Finalmente hanno scoperto un pianeta, un pianeta blu, quindi un pianeta in teoria abitabile o abitato, che si trova al di fuori del nostro sistema solare. È stato scoperto grazie a delle alterazioni che provoca nella stella che ha attorno come Sole, ma questa è la prima volta che viene scoperto realmente, perché finora si erano soltanto immaginati dei pianeti al di là del nostro sistema solare. Finalmente abbiamo un pianeta molto simile al nostro, è distante, sono 10.000 anni luce, però non è escluso che su quel pianeta